amici di Laziopolis e benvenuti in questo nuovo video. Il calciomercato è finalmente finito e noi volevamo fare un bilancio un po' più generale rispetto a quello di quest'anno tra quelli che sono stati i tre migliori e i tre peggiori acquisti dell'Euro Tito. Al primo posto dei top c'è sicuramente lui, Miro Klose. Il mito biancoceleste ha realizzato 54 reti in 139 gare disputate. Gol bellissimi, gol meno belli, ma sempre gol, gol e ancora gol. Un gradino sotto il nostro ministro della difesa, arrivato da miglior difensore del Mondiale brasiliano del 2014 a soli 22 anni, si è dimostrato da subito imprescindibile per la Lazio. Terzo, Diallo Leti 2, solo perché con la Lazio lo deve ancora dimostrare, l'ultimo arrivato Nani. Durante la sua carriera il portoghese ha vinto tanto, sia a livello di club che con la sua nazionale. Arriva a Roma a 31 anni, con la speranza di lasciare il segno anche in Italia. E i tre più grandi flop? Beh, ragazzi, qui c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Primo fra tutti sicuramente Alfaro. Lo ricordate? La prima cosa che esce su Wikipedia dichiarando il suo nome è un distretto della Costa Rica. Arrivato alla Lazio per circa 3 milioni di euro è rimasto una stagione qui a Roma. Poi ha cominciato a girare il mondo, ora è negli Emirati Arabi. Secondo Bisevac, solo per il fatto di essersi permesso di scegliere la maglia numero 13. Un sacrilegio imperdonabile. Terza posizione, ma non certo per demeriti, spetta a Vignaroli, simbolo di acquisti quali Saha, Postiga e Cavutà, calciatori trovatisi a Roma, turisti per caso. Bene, e secondo voi quali sono i tre migliori e i tre peggiori acquisti dell'Euro Tito? Fatecelo sapere con un commento. Mi raccomando, vi invito sempre a iscrivervi al nostro canale YouTube. Stefano Blando vi saluta. Ciao!